Del suoli, eccoci qua, vigilia. Qua un, se non si vede il cagnolazzo qua, un Busaccio, il cagnolazzo di bueno. Giornata di vigilia. Domani, finalmente, dopo un bel po', torno allo stadio a vedermi in Milan. Eh, non vedo l'ora perché, cosa che preferisco, è il calcio giocato chiaramente a, a, a... la nazionale. Ancora, ancora ma Soprattutto a tutte le chiacchiere di contorno. Infatti ho fatto il video, diciamo che le raggruppate un po'. Eh, però più di questo non, non me la sentivo di fare. Partita con la Juve, dicevamo. Eh, a Maggi tutto il trambusto, i tonali. Ah, apro parentesi un po' da ridere. Curioso che eh, si faccia prima il nome di un giocatore, Barella, e poi il giorno dopo lo si ritratti clamorosamente. Un po' strano, eh. Poi, senza far troppo i... I, come si dice eh, lanciarci troppo nei retro pensieri però con interista no eh, vabbè non lo so però tra, dopo, dato che vediamo che insomma la, la trasparenza non è, è l'onestà con l'arca questo mondo non è che sia proprio mh, diciamo esponenziale iniziare un po' a a Pensarci sopra su voci, contro voci. Dato che non si capisce più nulla, esce un nome e poi lo, so, lo si ritratta. L'unico stato ritrattato è uno dell'Inter. Va bene, non, 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 um, non andiamo oltre, ma vabbè, staremo a vedere. Premesso che, sinceramente, frega anche un po'. però, vi segnalo solo questa anomalia. L'unico nome ritrattato è questo. qui. Ok, tornando a noi, um, dicevamo partita con la Juve. Io in tutta onestà vi dico che sono eh, abbastanza tranquillo. L'unica cosa in, in termini di questo momento del Milan che un po' mi preoccupa è la questione Pulisic. O Pulisic, ecco cane, si, si dà una mossa. Perché? Perché eh, se è vero che con i fottuti Ciucuese mannaggia noi non si è mai fatto male, si è fatto male con noi, e eh, vabbè, um, con i fottuti Ciucuese su destra abbiamo comunque come alternativa potenzialmente Romero e al limite anche Okafor secondo me. In Champions, dove Romero non è presente in lista, c'è Pulisic che facciamo gli scongiuri, ma un giocatore che sappiamo, fragilino, io non so come possa spararsi la, la sequenza tra... Eh, oltre che ha andato anche eh, con gli Stati Uniti a farsi, a farsi le partite, eh, farsi la sequenza Juve. PSG-Napoli, eh, insomma, mi sembra, mi sembra una tirata davvero importante, facciamo davvero gli scongiuri perché se lui deve essere qualche problema poi in Champions chi mettiamo sulla destra non essendoci Romero, boh, Boca sì però poi non abbiamo alternativi sulla sinistra, insomma non ci voleva questo in futuro di ciucuese purtroppo è... È andata così e amen, così come non ci voleva ovviamente l'infortunio di, di Sportiello, ma diciamo così, senza entrare troppo nel merito, non siamo particolarmente fortunati, più che altro nelle tempistiche degli infortuni, perché Sportiello potrà farsi male eh, una settimana dopo e non sarebbe stato un problema. Si è fatto male è esattamente il giorno in cui manca Mike Mignale, il mirante, verso il quale io nutro comunque fiducia perché mi dà più sicurezza mirante rispetto a Tartarusanu <ride> dell'anno scorso. Però comunque Mirante è un giocatore di 40 anni suonati, 41 quasi, sono, no 40, è un 83, un anno in più di me. Um, però è un giocatore che non gioca da tanto e per un portiere avere diciamo, la, 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 la scaltrezza, i riflessi, è una questione di, di, di esercizio anche nelle partite importanti. C'è cioè di buono che è un giocatore di grande esperienza, quindi sono sicuro che se non altro comandare bene la difesa, poi vedremo tra i pali. Però è la Juve che, pur essendo una squadra molto forte sulla catena, è per certi versi una delle squadre con cui il Milan ha fatto meglio, secondo me, negli ultimi anni. con La Juve difficilmente eh, le, ha, le ha sbagliate e per certi versi faccio un parallelismo, negli ultimi anni... Noi per la Juve siamo stati quello che l'Inter è per noi negli ultimi anni, cioè un po' la bestia nera. Da quel punto di vista li sappiamo molto bene ehm, gestire, li abbiamo sempre gestiti molto bene l'anno scorso. Una delle migliori partite è stata fatta proprio in casa con la Juve, dove non c'è stato assolutamente spazio per la Juve. Ricordo che avevamo giocato con il 4-3-3, o comunque con il 4-2-3-1 con Pobega, che era tequatista. Se non sbaglio, aveva anche segnato. Non vuoi dire cavolate. Um, quindi io teoricamente anche se manca Hernandez anche se manca il portiere quello che volete comunque con un Florenzi che è in forma anche lui incrociamo le dita perché anche lui è fragilino uh, sulla sinistra Calabria sulla destra però sarà una partita in cui secondo me non ha grandi grandi um, sfide sì certo se dovesse giocare a Chiesa ma a Chiesa se dovesse subentrare non penso sarà al top della forma comunque sia um, io vedo una, una Juve molto attendista un Milan però un modo di attendere la Juve che Milan sa a interpretare bene, ehm, perché è una via di mezzo, cioè il gioco di Allegri è un, um, è un sì, un modo di essere attendisti, però non è quel fortino di guerra che spesso incontriamo con le piccole, è un, anche perché poi ha dei giocatori che, che sono capaci di ripartire in maniera, in maniera molto importante e quando poi la, la Juve riparte, qualche spazio di. Per poi a, noi vo a nostra volta eh, riprendere mano in gioco lo lascia, um, non, non ho particolari. Poi magari non, non so, non ho idea di come andrà a finire. però penso che abbiamo le tutte le armi giuste per far male, specialmente eh, con l'assenza di Danilo eh, Gatti, Ugani e Nati di, di Bremer. Non mi sembrano ostacoli insormontabili. Così come il centrocampo, che tanto più se deve essere confermata lì, che tecnicamente. Ehm, possa soffrire il nostro giropalla perché eh, Locatelli, Rabio, ehm, ehm, McKenny, ehm, stesso Kostic secondo me non hanno, e, e, e miretti non hanno, non hanno la capacità di, di gestione della palla come, come noi, cioè, non è il centrocampo dell'Inter, Tanto per dire che quando ce la fa la ripartenza è letale. La Juve nella ripartenza si affida un po' più che alla costruzione di gioco, alle folate dei singoli. In questo Chiesa era davvero importante. E per certi versi anche Danilo, eh, perché dalla difesa partiva bene l'azione con Danilo. Se Danilo prendeva in mano la palla, prendeva in mano, prendeva coi piedi la palla. Questo giro che non c'è per lo potrebbe essere davvero un'assenza un importante. Non lo so, vedremo comunque poi nel corso della gara. Ma credo che Milan abbia davvero le, le caratteristiche giuste. Più quest'anno ancora rispetto forse all'ultimo giro, perché l'ultimo eh, giro intendo l'ultimo anno. Perché con una d regia, secondo me, quando la Juve si chiuderà, avendo lui una visione di gioco ottimale, penso con poi le folate di Reinders e Musa, eh, che mi abbia davvero le, le carte regole per poter far male alla Juve. Staremo a vedere, eh, certo. Il più grande pericolo, secondo me, è Vlaovic. Vlaovic e anche mili che dovesse giocare, è un giocatore che ho sempre molto apprezzato però abbiamo la fisicità per poterla gestire, sia Vlaovic che eh, Milik secondo me. Quindi, mentre loro li un po' più in difficoltà con un Leao, eh, che dovrebbe ragionevolmente andare contro Gatti, e eh, sulla lessa McKennie potrebbe un po' contenerlo, sì, ma... Mm. E, mentre sulla sesa anche di Pulisic eh, contro Ugani secondo me, eh, Pulisic... Può far molto male. Ma anche lo stesso Romeo eh, dovesse subentrare. Secondo me è la partita giusta per fare un po' di male sugli esterni. Staremo comunque a vedere. Eh, chiaramente, poi ci rivediamo il giorno della partita per il commento. Um, piccola parentesi uh, sul momento, oggi ho fatto clamore le, le, le parole di Sacchi. Devo dire che, uh, che ha detto che Leo non giocherebbe mai nel suo Milan. Secondo me Leao, il discorso di Leao che non corre è un discorso che c'è stato, ma da un o tre anni non c'è più, nel senso che adesso vedo Leao molto più presente in partita ed è un altro giocatore. Una uno delle pecche di Leao all'inizio era proprio quella, cioè di essere un po' passo felpato quando non, non aveva la palla, ma adesso sinceramente non, non riesco ad accusarlo di, salvo rari momenti, di non impegno in campo, anzi, anzi molto spesso torna anche in difesa si fa un... Corre, diciamo eh, abbondantemente eh, nel corso di tutta la partita, è comunque un giocatore, secondo me, tecnicamente davvero superiore. E gioca anche molto per la squadra. quando la palla, a parte quando si fognono ogni tanto per via centrali poi il tiro da fuori, ma quanti assist ha fatto Leo uh, l'anno scorso, quanti, quanti assist fa, come è, com è, è fondamentale poi per la punta centrale Giroud uh, senza Leao Non so quanti gol avrebbe fatto uh, l'anno scorso e anche l'anno precedente. Insomma ma è un giocatore che poi sta dentro la squadra, non è un giocatore strano, non è uno che non la passa mai tutt'altro, quindi sinceramente mi sembra un po' un, un discorso che trova il tempo che trova, così come trovano il tempo che trovano tutte le questioni sottonali, il Milan, la Champagne, la Champagne, godiamoci il calcio giocato che è l'unica cosa che davvero secondo me ha senso di, di seguire. Io vi mando un abbraccio e alla prossima, ciao!